Poracci ritorna solo risposte sbagliate. Ci eravamo lasciati col bellissimo remake di Tears of the Kingdom e in realtà non c'era una risposta giusta. Bravi tutti! Come risposte sbagliatissime premio due commenti molto pungenti. Il primo che fa proprio male e il secondo che invece è una bellissima stoccata rivolta a tutti i detrattori a prescindere. Ve lo siete meritato. Va bene, andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetemi e soprattutto aspettate un attimo perché vi devo parlare dello sponsor di oggi. Poracci, sono felicissimo di parlarvi dello sponsor di oggi, NordVPN, perché si tratta di un servizio che utilizzo da più di un anno e con cui mi trovo benissimo. Non penso che il concetto di VPN abbia bisogno di un'introduzione, ma se tra di voi c'è qualcuno che pensa che l'acronimo stia per veri poracci nerd, beh, forse è meglio se vi spiego un attimo al volo cos'è una rete privata virtuale. Una VPN è un servizio che consente di navigare su internet in modo anonimo e sicuro, nascondendo l'indirizzo IP e quindi il luogo da cui vi state connettendo, offrendo così un'ottima protezione contro gli attacchi più comuni alla cyber security, come phishing, furto di password, malware e via dicendo. E io in primis ho scelto di utilizzare NordVPN perché la conquista non violenta di internet.poro è un compito che non va affrontato con leggerezza. E NordVPN ha un prezzo stracontenuto, soprattutto se seguite il link in descrizione, è facilissima da utilizzare e da configurare e soprattutto offre la cosa che per me è la più importante di tutte: una prova di 30 giorni soddisfatti o rimborsati per capire se il servizio fa per voi senza alcun rischio. Ma oltre a essere protetti a casa o anche in giro, visto che con un solo account potete utilizzare NordVPN su 6 dispositivi, tramite NordVPN potrete anche accedere a contenuti disponibili solo in determinate aree geografiche, e non mi riferisco unicamente a serie TV e film in streaming, ma anche a sconti e prezzi vantaggiosi per le chiavi dei giochi sugli store digitali più forniti. Insomma, con NordVPN nerdate duro, in sicurezza e risparmiate pure. Praticamente la VPN cucita su misura per noi poracci. Andate al link che trovate in descrizione, nordvpn.com/poromichele, per uno sconto esclusivo e 4 mesi gratis in regalo. Fatemi sapere cosa ne pensate e grazie ancora a NordVPN per aver sponsorizzato il video. Andiamo avanti! Poracci, l'episodio è ovviamente ricchissimo, il tempo è quello che è, quindi non dobbiamo perderci in chiacchiere. Passiamo subito all'angolo della poracciata. Settimana decisamente più tranquilla per quanto riguarda i giochi in offerta. Vi ricordo intanto che avete tempo solo fino a domani per riscattare 3 giochi stra-interessanti su Epic Games Store. In particolare non perdetevi Horizon Chase Turbo se siete appassionati di Racing Arcade. Sony ha appena annunciato quali saranno i titoli che entreranno a far parte del catalogo del PlayStation Plus Extra e Premium. E la storia è sempre la stessa. Benissimo l'extra, molto deludente il premium. C'è tantissima roba per il tier intermedio e la vera star è Ratchet & Clank Rift Apart, ma c'è veramente di tutto, tra cui la trilogia di Tomb Raider, Dishonored 2 e titoli anche a medio budget. Il catalogo dei classici accoglie invece l'ennesimo Siphon Filter e una manciata di titoli PSP, oltre alla remaster del gioco dei Ghostbusters. Si può fare decisamente di meglio. Sul fronte Game Pass invece vi segnalo che dal 16 sarà aggiunto per gli abbonati Ultimate FIFA 23, che al contempo entrerà a far parte anche del catalogo EA Play, un passaggio che avviene ogni anno ma che in realtà questa volta è stato anticipato di circa un mese. E a proposito di FIFA 23, vanno segnalati dei numeri da record. Quello che sarà l'ultimo episodio della saga calcistica per eccellenza ha stracciato i dati di vendita di FIFA 22, che già di per sé aveva rappresentato un enorme successo. FIFA 23 in soli 6 mesi ha superato le vendite totali di FIFA 22, prendendosi così il titolo di miglior lancio di sempre di tutta la serie. Chissà se con EA Sports FC il publisher riuscirà a replicare lo stesso successo. Ve lo dico da subito, questo sarà un episodio dove si tireranno un po' le somme e fa sempre piacere parlare di grandi successi, soprattutto quando riguardano AAA dal budget gigantesco, che prendono la forma di avventure single player. E udite udite, sempre EA si è detta straentusiasta dei risultati della nuova fatica di Respawn, Jedi Survivor. Nonostante problemi al lancio per la versione PC, il titolo ambientato nell'universo di Star Wars ha catturato milioni di utenti in poco più di una settimana, un risultato che
che è andato oltre le più rosee aspettative del publisher. E speriamo che tutti i big del settore si rendano conto che c'è ancora tanta voglia di avventure single player e non tutto deve essere un multiplayer live service a supporto continuo. Guerrilla Games e Sony hanno festeggiato anche un importante traguardo per la serie di Horizon, ma voglio un attimo discutere con voi di questi numeri. Il franchise ha raggiunto un totale di 32,7 milioni di unità vendute e 8,4 di queste sono di Forbidden West. Ora, considerando la natura cross-generazionale del titolo e anche il fatto che per qualche tempo l'unico modo di recuperare una PS5 era attraverso il bundle con Horizon, contestualizzando questi 8 milioni e mezzo all'interno di una base installata massiccia, siamo veramente sicuri si tratti di un grande traguardo? Lascio la risposta a voi. Intanto però il successo di PS5 continua inarrestabile, con l'ammiraglia Sony che si conferma la console più venduta per il mese di aprile nel Regno Unito, nonostante le vendite di Switch siano incrementate del 26% rispetto al mese precedente, grazie all'arrivo dell'edizione speciale della OLED di Zelda. Anche la classifica software denota un calo di attenzione nei confronti delle produzioni su Nintendo Switch, dove neanche un titolo uscito su console ibrida occupa la top 10 dei più venduti. Tanto di cappello anche a Capcom, che registra un altro anno di profitti record. È un po' di tempo ormai che il publisher non fa altro che inanellare un successo appresso all'altro, rilasciando sul mercato capolavori su capolavori, e la qualità paga sempre. Nell'ultimo anno fiscale Capcom ha dichiarato di aver venduto 41,7 milioni di software, un altro incremento sostanziale rispetto ai già ottimi 32,6 dell'anno precedente. Oltre alle nuove uscite, gran parte di queste vendite sono dovute a una lineup di sole bombe, tra cui spiccano Monster Hunter Rise, Resident Evil Village e Devil May Cry 5. E non dimentichiamoci che sta per uscire Street Fighter 6, ma anche Exo Primal. Dai, non dimentichiamoci di Exo Primal e degli uragani di dinosauri. Top! E chiudiamo questa prima parte con una notizia abbastanza straniante. Private Division, la terza etichetta per importanza di Take-Two Interactive, seconda solo a Rockstar e 2K, specializzata in produzioni indie e a medio budget, ha annunciato che si occuperà della pubblicazione di Project Bloom, un titolo ad opera di Game Freak. Lo studio responsabile, qualcuno direbbe colpevole, del brand Pokémon, infatti non è direttamente legato a Nintendo e quindi può permettersi questi excursus anche all'infuori dei confini degli hardware della grande N. Non sappiamo nulla di questo Project Bloom, se non che sarà un action adventure dai toni molto maturi, un approccio decisamente diverso da quanto ci si aspetterebbe da Game Freak. E poi manca ancora parecchio per la produzione, che è nelle fasi iniziali di concepimento. Non vedremo Project Bloom prima del 2026. Chissà se finalmente Game Freak riuscirà a emanciparsi dal successo di Pokémon creando qualcosa in grado di convincere critica e pubblico, a differenza di esperimenti tutt'altro che entusiasmanti come Giga Wrecker e Little Town Hero. Va bene, passiamo alle notizie del giorno, perché è appena uscito il report finanziario di Nintendo relativo all'anno fiscale che si è concluso con la fine di marzo. I dati che emergono da questo resoconto non è che siano proprio entusiasmanti per il futuro di Switch. Chiariamoci, si parla comunque di una console che ha infranto qualsiasi record immaginabile. Con altri 3 milioni di console vendute negli ultimi 3 mesi, cioè i primi del 2023, Switch arriva a un totale di 125 milioni di unità vendute. Non si tratta della console più di successo di sempre della grande N, e il DS è ancora molto lontano, ma quello che dovete prendere in considerazione è che i software hanno sfondato per la prima volta su una console Nintendo il miliardo di unità vendute. Un numero impressionante che fa capire il reale successo di questa console. Un successo che però, come ormai ci raccontiamo da tempo, sta rallentando e anche molto in fretta. Durante l'anno fiscale appena concluso, Nintendo ha venduto un totale di circa 17,97 milioni di Switch, mancando di poco le stime dei 18 milioni, che però a loro volta erano una previsione a ribasso rispetto ai 21 milioni ipotizzati a inizio dell'anno. Senza contare poi che questo significa che rispetto all'anno fiscale del 2022 c'è stato un calo complessivo di vendite hardware del 22%, e anche i giochi hanno registrato un calo significativo del 9%, nonostante siano stati rilasciati dei pezzi da 90 del calibro di Pokémon Scarlatto e Violetto, che hanno venduto 22 milioni di unità, Splatoon 3 e anche Nintendo Switch
Sports, entrambi posizionati intorno alle 10 milioni di unità. La classifica dei software più venduti vede sempre in testa a tutti quanti Mario Kart 8 Deluxe, che si conferma il gioco più venduto dell'ultimo quarto dell'anno, un risultato assurdo, mentre nel club dei million seller entra anche Metroid Prime Remastered e, lasciatemelo dire, forse questa è una delle migliori notizie della settimana. Ottime poi le performance di Fire Emblem Engage, Kirby's Return to Dreamland Deluxe e Xenoblade Chronicles 3. Insomma, è chiaro che siamo arrivati al punto dove la base è stata costruita, anzi saturata, i giochi li comprano tutti, ma sono finite le persone a cui vendere le console. Non a caso le proiezioni di Nintendo per il prossimo anno fiscale sono a ribasso e l'azienda spera di vendere 15 milioni di console. E sottolineo spera perché lo stesso Furukawa ha evidenziato che il compito non sarà assolutamente semplice. Ma a questo punto la domanda sorge spontanea: Nintendo come ha intenzione di affrontare questo declino? A quanto pare la strategia sembra essere quella di massimizzare le vendite fino all'ultimo, e questo significa escludere dall'equazione un nuovo hardware, almeno nel breve termine. È lo stesso Furukawa ad aver dichiarato a Bloomberg che nelle previsioni del prossimo anno fiscale non è incluso alcun nuovo hardware né un upgrade di quello esistente. Quindi, proprio come sostenuto dagli analisti e anche dai recenti rumor, sebbene sia ovvio che una nuova console sia in sviluppo, possiamo dire addio all'idea di vedere una Switch 2 prima della primavera del 2024. Furukawa ha appena confermato, tra l'altro, che a differenza del periodo Wii U, dove l'annuncio dell'esistenza di NX arrivò addirittura 2 anni prima della commercializzazione di Switch, strategia nata per necessità di rassicurare l'utenza, oggi si sceglie un approccio molto più cauto e reveal del genere avvengono in prossimità della commercializzazione di nuovi prodotti. Insomma, già è un periodo cruciale per Switch. Annunciarne adesso un successore significherebbe distruggere definitivamente l'interesse del pubblico nei confronti della console. Ma allora la strategia non può che essere quella di continuare a supportare Switch con titoli di qualità. Il problema è che la stessa presentazione di Nintendo per ora non fa ben sperare. 3 titoli in arrivo, oltre a Zelda e Pikmin, non c'è veramente nulla, tanto che sono stati messi in evidenza i DLC di Pokémon e Mario Kart. Così, tanto per fare numero. Non penso che Nintendo sia così folle da creare un vuoto nelle uscite proprio ora, quindi mi aspetto che, passata l'uscita di Tears of the Kingdom, la grande N si prepari a rimpolpare la lineup della seconda metà dell'anno, magari con qualche shadow drop tattico e, perché no, con un classico direct estivo o, alle brutte, direttamente a settembre. Una presentazione che però all'interno deve avere qualche titolo di grande rilievo. E a proposito, guardate un po', sebbene rientri ancora nella dicitura TBA, to be announced, Metroid Prime 4 risulta 3 titoli in uscita durante quest'anno fiscale, il che significa che entro la fine di marzo 2023 il titolo dovrebbe essere pubblicato. Insomma, non mi è difficile immaginare gli ultimi mesi di vita di Switch dominati dal ritorno di Samus Aran, magari anche da un nuovo Super Mario. Due produzioni che in ottica cross-generazionale potrebbero rappresentare il canto del cigno di Switch 2 e i primi grandi successi della next gen targata Nintendo. Secondo voi, poracci, come deciderà di muoversi Nintendo nei prossimi mesi? Switch riuscirà a raggiungere le vendite complessive di PS2 e Nintendo DS? E per concludere, visto che abbiamo parlato di Metroid Prime 4, perché non citare anche Silksong? Non abbiamo infatti finalmente una data di uscita del titolo, ma penso sia una delle rarissime volte in cui il rinvio di un gioco in realtà è la migliore notizia possibile. La faccio breve: un rappresentante di Team Cherry ha rotto il silenzio riguardante la produzione con delle notizie tutt'altro che positive. L'uscita pianificata per la prima metà del 2023 di Silksong è stata ulteriormente rimandata. Nonostante il gioco stia venendo su parecchio bene, il team ha deciso di prendersi altro tempo extra per creare il prodotto migliore possibile. Altri dettagli arriveranno quando ci avvicineremo alla data di pubblicazione, che, vi dicevo, sembra assurdo, ma è quasi rassicurante, non trovate? Abbiamo da una parte la conferma che lo showcase di Xbox dell'anno scorso si è rivelato pieno di promesse infrante, ma se non altro sappiamo che il progetto Silksong è vivo e sì, in un modo o nell'altro, almeno rispetto a quanto dice Team Cherry, ci stiamo avvicinando sempre di più alla sua pubblicazione.
Voi poracci ci credete in un Silksong pubblicato prima della fine del 2023? E questo poracci era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo, vi aspetto qua sotto per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno e soprattutto ringrazio anche NordVPN per aver sponsorizzato questo episodio. Vi ricordo che trovate il link in descrizione per avere un'ottima offerta e supportare il canale. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando fate i bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Crisi, Michele Switch, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!